cose. Facciamo così. Buongiorno. È un grande piacere averti qui. Allora, dico subito che la registrazione la sto facendo il giorno prima di Halloween. Quindi, momento adatto per proporre un progetto del genere. Intanto, quando ti è venuta questa idea? Ma senti, io, cioè, sono ovviamente un bambino degli anni 70, quindi diciamo che non ho vissuto Halloween come lo vive un bambino, un ragazzino, un teenager adesso. Però va detto che quando è uscito il primo remake di Nosferatu, quello degli anni 70, perché sai che il primo Nosferatu è un film muto che ha compiuto 100 anni praticamente l'anno scorso. Poi negli anni 70 il grande Herzog fa questo remake, no? E credo sia 78-79, quindi io, cioè, sono veramente un bambino. Però ai tempi, ma forse si fa ancora adesso, però fuori dai cinema c'era la locandina del film che facevano vedere. Ma poi c'era anche qualche fotogramma, no? Qualche locandina, no? Che veniva messa nel cinema di provincia. Io ti dico, cioè, un bambino di 7-8 anni, vedo Nosferatu, il vampiro interpretato da Klaus Kinski, divento pazzo. Diciamo che quello è stato un po' il mio ingresso nel mondo Allora, si chiama horror, no? E a volte, diciamo, le persone più solari ti prendono anche un po' in giro per questa cosa. Però io ho questa componente un po' dark, horror, tenebrosa, chiamala come vuoi. Ecco, io ci ho sempre trovato un certo romanticismo, no? Quindi, sono venute queste due canzoni, perché poi in realtà è una specie di 45 giri questo di Nosferatu con il lato A Nosferatu, il lato B Spettro, che secondo me, cioè, se gli togli quella componente dark, sono comunque due canzoni d'amore. Noi siamo abituati alla canzone d'amore di Massimo Ranieri, no? Che tra l'altro è bellissima, no? Io sto pensando a Perdere l'amore, che è un pezzo della Madonna. Quel genere lì. Bravissimo, no? Dice la canzone italiana d'amore. Però insomma, secondo me è un po' limitante. Diciamo che queste due, secondo me, sono a tutti gli effetti delle canzoni d'amore, ecco. Era in pieno stile Twilight. Allora, io penso che Twilight non l'ho mai visto, cioè ho dei miei film, diciamo, vampireschi, horror preferiti, sicuramente quel Nosferatu. A me sai quale piace un sacco? Quello di Jim Jarmusch, che in italiano si chiama Solo gli amanti sopravvivono. Quello, guarda, cioè, dei film moderni è il mio preferito, perché è una coppia di vampiri che, insomma, ha vissuto tutte queste epoche. Uno ha 800 anni, lei ha 2500 anni. Lui lavorava con Shakespeare, è comunque un chitarrista, no? Quindi adesso, nell'era nostra, vive a Detroit, perché è la città di Jack White, e fa musica con tutte queste chitarre elettriche, vintage, anni 60. Cioè, diciamo che quello è forse il film di vampiri che mi è piaciuto di più, e soprattutto il lato B, Spettro. Rispecchia il tuo mood, quello alla fine. Sì, devo dire che quello mi ha veramente colpito, perché è un vampiro un po' rock and roll, no? Quello di. E poi, insomma, c'è, cioè, grande amore tra questa cosa. Adesso te lo consiglio, guarda, lui vive a Detroit, lei vive a Tangeri in questo momento della loro vita, è così, e lui è un po' depresso anche, no? Quindi lei lo va a trovare a Detroit viaggiando di notte, perché comunque il vampiro contemporaneo non è che può prendere l'aereo di giorno, quindi si deve organizzare tutto questo viaggio. Guarda, veramente molto figo. Certo, quindi quel genere di horror, quindi altri generi tipo Sì. Splatter, quelle così palazzo, so 3, so 4, so 5 anni. Sì, non sono mai stato per lo splat, però all'occasione può essere anche divertente. Sì, e poi questo qui è un progetto, quindi si chiama Superluna di Drone Pop. Allora, intanto quando nasce questo progetto? Perché non nasce quest'anno. No, diciamo che ho pubblicato due album, il primo nel 2019,
che si chiama proprio La Superluna di Drone Kong come progetto, e il secondo si chiama Superluna Rock Music. Sul secondo c'è quella canzone un po' alla Ramones, diciamo, che si chiama Idea. Ma io, sai, ho sempre fatto mille robe, diciamo, sta chitarra o suonando o collaborando con qualcuno, cioè sul palco ho suonato con un sacco di artisti, adesso, i Tre Allegri, gli Ex Otago. Con lo Stato Sociale ho suonato sia al Magnolia, sia all'Alcatraz, sia al Forum, perché ero un po', almeno come dicevano loro, un po' il loro portafortuna, no? Il santino. E poi ho avuto band mie, ho suonato con una band surf per tanti anni, ho fatto concerti in tutta Italia. Alla fine, anche se avevo pubblicato già delle cose inedite da ragazzino, avevo accumulato un po' di cose che mi sembravano avere un senso, no? Tutte molto, molto lunari, quindi, perché comunque di giorno io sono in radio, cioè suono, ma la giornata ha un altro tipo di vibrazione, no? Cioè, io mi ritengo una persona solare, carica, però diciamo di notte mi viene un po' più fuori questo Mo. alter ego un po', sì. Divento un po' lupo mannaro, quindi ho accumulato queste canzoni e ho deciso di pubblicarle, ecco. Bene, che poi intanto ti dico che ti ammiro molto perché ti seguo molto in radio, quindi mi piace molto anche quando Grazie. faccio interviste con gli artisti internazionali. Dove ti emoziona Sì. intervistare l'artista internazionale o sul palco a suonare magari la chitarra? Ma allora, sono cose diverse. Diciamo che secondo me, cioè, quella sensazione positiva, cioè sentire un po' di strizza, diciamo, è la cosiddetta emozione, no? Lo diciamo anche noi, sai, mamma mia, ero veramente emozionato. Ma essere emozionato è una cosa, secondo me, molto bella. Non mi ricordo, una volta devo averlo sentito da bambino, ma tipo su Domenica In, ma non so se forse era Paolo Villaggio. Comunque, insomma, un grosso personaggio che diceva: io nel momento in cui non sento più l'emozione, smetterei, perché comunque vuol dire che, boh, non Diventa il so, è perché comunque. classico lavoro. Allora, diciamo che conosco anche ho dei colleghi, magari non proprio musicisti, ma magari più presentatori, che comunque riescono a gestire questa cosa, guarda, in una maniera, lo dicono loro stessi, proprio fredda, no? Però diciamo, va bene, ma non è il mio caso. Mi emoziono sempre, guarda, l'altra settimana è venuto Dave Stewart degli Eurythmics, sono emozionato. È venuta Dito nella Piaga, che secondo me è una cantante, guarda, veramente strepitosa. Dice, presento la canzone nuova a Summer Camp su DJ dal vivo, suoni te. Cioè, io ovviamente sono emozionato, primo perché comunque mi piace e la sua voce mi emoziona, ma poi perché la facciamo dal vivo, la canzone nessuno la conosce, insomma, voglio far bella figura anche a lei che anzi mi ha dato questa fiducia. Quindi, insomma, il palco anche, cioè, straemoziona, cioè, devo dire che poi, cioè, nel momento in cui succede la cosa, il difficile è più il prima che il durante, perché poi nel momento in cui succede una cosa per la quale ti sei preparato, si trasforma un po' in energia, diciamo, ecco. Vedi, sei un appassionato di live perché porti ancora i braccialetti. Allora, sai che io, cioè, ho la fortuna che tanti concerti mi ficcano dentro, poi dopo magari anche nei camerini, e ho l'abitudine di tenerli fin quando proprio la settima doccia non li distrugge, diciamo, mi piace, mi fa. Quindi, tornando poi al tuo progetto, sicuramente è bellissimo da ascoltare live. Hai pensato magari di Sì. fare qualche data, ad esempio? Allora, ne abbiamo fatte diverse, cioè il primo album era stato presentato al Miami Fest, che per me era, guarda, ti dico, cioè, lì ero veramente straemozionato perché sono un frequentatore, diciamo, dai primi tempi. E poi abbiamo fatto diverse date, sia con il primo che con il secondo disco, tanti locali al chiuso, all'aperto, anche tante aperture.
abbiamo aperto qualche concerto dei Tre Allegri, di Dargen D'Amico, a Lucca Comics la prima volta abbiamo aperto anche la Cristina D'Avena, che era stato clamoroso. E, diciamo che queste sono le prime due canzoni che vengono fuori da quello che prima o poi sarà un terzo album. E al momento mi sto concentrando un po' su preparare i pezzi, farli uscire magari piano piano. Non sto pensando a dei concerti nell'immediato. Vediamo, magari ora che arriva l'estate, vediamo, è work in progress. Sì, anche perché poi è un progetto molto importante, però anche rischioso, perché al giorno d'oggi, lo sai, molti ascoltano le classiche canzoni pop, magari gli artisti usciti dai talent, eccetera. Quindi a chi è rivolto magari come genere musicale? Secondo me a tutti, cioè, poi sai, si rischia fino a un certo punto perché nel momento in cui tu, secondo me, cioè, se pubblichi delle cose che sono nelle tue corde, cioè, a me, per esempio, mi piace sempre l'idea, di fare della musica, che soddisfi me, no? Cioè, io magari ascolto un sacco di musica, poi c'è qualcosa che in qualche modo non riesco a trovare, no? Per esempio, questo mood da gruppo americano, che ne so, i Dandy Warhols, un po' psichedelico. In italiano, per esempio, faccio fatica un po' a trovarlo. Sì. Allora, diciamo, io cerco di fare una cosa che prima di tutto soddisfi me, cioè di far avvicinare poi nel pratico, cioè nel disco, quando l'ascolti, cioè, qualcosa che è il più simile possibile a quello che c'avevo in testa. Quindi, diciamo, anche nella peggiore delle ipotesi, cioè che nessuno ascolta questa musica, io sarei comunque contento perché, insomma, almeno l'ho buttata fuori e devo dire a me piace molto. La speranza è quella che intercetti più persone possibili, però io penso, cioè, così come a me piacciono gli Slayer, Iggy Pop e gli Oasis e gli AC/DC, ma mi piace tantissimo, che ne so, anche Ariete, Dito nella Piaga, Madame, Post Malone, no? Cioè, spero sempre che sia, come si dice, transitiva, no? Cioè, che possa valere anche per qualcuno. Devo dire, avendo la fortuna di trasmettere in radio, dove comunque ti rivolgi. Sì, sicuramente c'è anche un pubblico di rocker e di amanti della cosiddetta musica alternativa, ma si intercetta un po' di tutti. Cioè, l'anno scorso ad Halloween ho fatto questa canzone blues per bambini, però con un cartone animato, no? Tu non sai quante mamme mi hanno scritto: mio figlio è pazzo della tua canzone, ci fai i balletti, vuole vedere il cartone, vuole vedere il video. Quindi, insomma, mi capita perché lo vedo su Instagram, mi scrive anche della gente che non è esattamente sempre gente che fa ricerca musicale. Quindi, insomma, secondo me queste canzoni, magari non tutte, chi più chi meno, possono intercettare qualsiasi pubblico. Vediamo un po'. Mi piace anche questo termine che hai usato, perché tu che appunto sei un esperto di radio, c'è poca attenzione a volte nel conoscere nuova musica, nuovi artisti da parte degli ascoltatori. Secondo me molta gente, sai, è anche molto impegnata. Cioè, io ho la fortuna di in qualche modo lavorare nella musica. Tanta ricerca che faccio, ammetto, la faccio per me, per il mio gusto personale, però cercando quello che ami, quello che ti piace, poi magari trovi anche delle cose che dici, oh, questa ci starebbe bene nel pomeriggio di Radio DJ. E così tante volte succede. Quindi capisco anche che una persona che lavora dalla mattina alla sera o sta studiando per due lauree, cioè, non ha magari sempre la possibilità di buttarsi a cercare, ascoltare un sacco di roba. Quindi magari ascolta il suo programma preferito e intercetta delle cose. Però secondo me tanti, magari sentendo una cosa, magari anche alla radio, poi vanno su Spotify la sera e cercano di vedere qualcosa, di trovare qualcosa di simile, no? E continuare la ricerca. Parlo di Spotify, però ad esempio questo progetto non c'è fisico, il vinile. No, no, allora il primo disco abbiamo fatto il vinile,
Il secondo disco invece abbiamo fatto la cassetta originale e di questo invece al momento ci sono le canzoni, ma io sinceramente non ho niente contro la cosiddetta musica digitale, cioè a me sinceramente piace un casino, ogni tanto penso, cioè se avessi avuto YouTube e Spotify quando avevo 13 anni, cioè forse non sarei mai più uscito di casa, cioè o non avrei mai più parlato con nessuno perché avrei sempre avuto le cuffie. E quindi, cioè, secondo me è bellissimo, anzi, non viene sfruttata abbastanza, no? Cioè, io quando avevo 15 anni sentivo che ne so, i Led Zeppelin parlavano dei grandi bluesmen, no? Del Mississippi, volevo sentire di che musica parlavano, quindi chiedevo a degli amici più grandi, sono andato anche nella biblioteca comunale, mi ricordo che avevo affittato un libro sui capricci di Paganini, perché Paganini era citato spesso da questi chitarristi virtuosi, però mi dovevo fare un mazzo così. Cioè, adesso potrei andare su YouTube e scrivere capriccio di Paganini, blues del Delta, e troverei, quindi insomma, si potrebbe sfruttare di più, perché è bello conoscere le radici della musica che ti piace, così per capirla meglio, ecco. E poi prima c'era quel romanticismo di andare a vedere i video musicali su MTV in televisione. Sì, Quindi, beh, adesso li guardi su YouTube. sì. Però è tutto più semplice. Prima magari dovevi aspettare, c'era sempre quell'attesa Se. che comunque dava più gusto. A volte le Poi registrazioni magari. È perché ti piacevano. vero. Ma allora, poi magari sai, anche lì, io in quell'epoca ero già grandicello, però ho iniziato, diciamo, la prima cosa che ho fatto dopo aver mollato la scuola era presentare i video clip, diciamo hard rock, metal all'interno di DJ Television. E era il periodo, sai, in cui, diciamo, un certo tipo di rock stava diventando un po' di moda. Per me non era una moda, cioè io ascoltavo quello da quando avevo 13 anni e chissà, magari anche avere qualcuno che ti introduce un video è diverso, no? Perché è un po' il lavoro del DJ, cioè se vogliamo. Ti introduco a una canzone, poi la canzone te la faccio sentire, però insomma, ti dico un po' la mia e chissà, magari gli dà un altro sapore. È anche per quello che tante volte senti una canzone lanciata in radio e ti piace di più di quando la intercetti a caso, no? Quell'intro che ti dà quel sapore in più. Sì, magari anche due informazioni, magari creare. Allora, a volte devo dire si può anche rischiare di rovinare tutto, però a volte si può dare quel qualcosa in più che ti permette di guardare quel video, sentire quella canzone con altre orecchie o altri occhi, ecco. Copertina è molto bella, quindi c'è op è opera tua. Allora, sì, infatti la copertina è bellissima, è questo Lorenzo Palloni, che tu pensa, cioè lui da ragazzino mi scriveva sempre in radio, cioè. Ciao, sono Lorenzo, faccio il disegnatore, sono qui a disegnare, ti ascolto. E adesso è diventato molto famoso nel suo mondo. Adesso noi domani andiamo a Lucca Comics e per avere lui in radio, perché io ho detto, senti, voglio ospitare in radio quello che ha disegnato la copertina di Nosferatu. E per averlo abbiamo dovuto lottare perché è richiestissimo. Quindi sì, cioè, è bella da vedere. Adesso stiamo preparando dei 45 giri, ma solo la parte, come dire, fisica, no? L'impostazione grafica, perché effettivamente quando lo vedi, tutte le cose che noi vediamo sul digitale, quando le vedi, le tocchi con la mano, è più bello. Vediamo un po' com'è la situazione per stampare, perché il vinile è diventato complicatissimo da stampare, no? Sono tempi d'attesa molto lunghi. Vediamo, comunque sì, qualcosa di fisico arriva prima o poi. Anche perché poi come domanda conclusiva ti voglio chiedere il mood ideale per ascoltare questo disco, perché alla fine sono due brani completamente diversi sul sound, perché ad esempio il lato B è un rock soft, possiamo dirlo Sì. definitivamente. Allora, diciamo che Nosferatu è per mezzanotte e Spettro è per le 3 di notte, però diciamo che è tutta roba molto notturna, ecco. Diciamo che questa non è esattamente la musica. Dice, mi sveglio domenica mattina, faccio colazione con la mia bella e metto su. Cioè,
L'oscurità, la luna aiuta, diciamo. Adesso per fortuna le giornate sono un po' più corte, che poi, cioè, insomma, anche questa cosa di dire, cioè, ma il giorno è più corto, ho capito, però la notte è più lunga, quindi diciamo più ore della giornata. In questo periodo anche alle 8 di sera va benissimo, però sono canzoni da ascoltare, insomma, quando si è staccato, diciamo, dalla vita quotidiana e ci si lascia andare verso un mondo un po' più intuitivo, diciamo, un po' più riflessivo, ecco, senza troppe preoccupazioni. Non l'ascolterei nel traffico, ecco. Ecco, perché poi quando chiedo a Paese questa domanda ti rispondo sempre mentre sto viaggiando, quindi non sono canzoni da viaggio. Beh, secondo me sì, però sono più da viaggio. Allora, o da viaggio di notte quando non c'è traffico, ok? O da viaggio sul treno guardando fuori dal finestrino. Io devo dire che tante volte mi metto sul divano e viaggio lo stesso, cioè mi piace tantissimo chiudere gli occhi, ascoltare musica e basta, no? Adesso siamo abituati a anche su Spotify, no? Tu magari c'hai le cuffiette, ascolti e guardi Instagram, Facebook, TikTok, scrivi due mail. Però devo dire che lo faccio anch'io per carità, però toglie sempre qualcosa all'esperienza, no? Non so, la settimana scorsa quando è uscito il disco dei Rolling Stones ho detto, senti, io voglio fare come facevo quando avevo 15 anni. Adesso spengo tutte le luci di casa, mi metto le cuffie e lo sento e basta, perché poi alla fine è musica, no? Quindi sicuramente poi ci puoi fare il video, il documentario, ma quando è un disco... Te lo devi sentire, degli occhi non c'è bisogno. E devo dire che l'esperienza è bella, ecco. Okay, sicuramente è bello anche ascoltare questo di disco, quindi consiglio di sentirlo anche su Spotify perché aiuta a supportare l'artista. Ovviamente Assolutamente. non vediamo l'ora di vederti live perché ovviamente questo disco, poi soprattutto io che sono fotografo, sicuramente ci sarà uno speciale, Ah, quindi ti diamo il pass per la transenna. okay. Grazie Fabrizio, è stato un grande piacere averti qui. Mio. Adesso non so come mettere giù perché è la mia prima chiamata Zoom, Allora quindi non lo so. ti aiuto io a fare giù. Grazie Fabri. Vabbè, ce la farò. Grazie, grazie, bella, ciao.